Un ritorno in grande stile per solo risposte sbagliate. Non solo avete riconosciuto in tempo record Yakuza Kiwami 2, ma è stato difficilissimo scegliere le migliori risposte che hanno giocato sia su BAT che su AS. Sono fiero di voi. Ma bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ma solo di quelli iconici. Nonostante siano passati solo 2 giorni dall'ultimo TG Poro, quella di oggi sarà comunque una puntata ricchissima, probabilmente la più ricca di sempre. E per affrontare al meglio un episodio del genere, sapete cosa fare. Supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Oggi niente angolo della poracciata, però per non sapere né leggere né scrivere, mi raccomando, ricordatevi di scaricare i giochi gratis dell'Epic Game Store. Partiamo quindi subito con notizie belle corpose, in fondo, ve l'ho detto, è un episodio ricchissimo. Da qualche giorno si vociferava dell'arrivo di nuove immagini di gameplay relative a uno dei titoli più attesi dell'anno, e proprio oggi sono uscite le prime preview belle corpose di Hellblade 2. Ci sono sicuramente tanti dettagli riguardanti questa produzione che faranno discutere, come ad esempio il suo essere un titolo single player dalla durata molto concisa, l'essere venduto esclusivamente in formato digitale proprio come accaduto per Alan Wake 2, o la conferma che il gioco non avrà una modalità prestazioni su console Xbox e qui avrà il framerate bloccato a 30 fps con risoluzione dinamica. Nonostante tutto io continuo a essere estremamente intrigato da Hellblade 2, considerato che il primo titolo, seppur con tutti i suoi limiti, è stata una delle esperienze più interessanti degli ultimi anni. Però dalla preview di Polygon è emerso che uno dei fondatori di Ninja Theory, Tamim Antoniades, ha lasciato la compagnia poco dopo l'inizio delle lavorazioni su Hellblade 2. Il ruolo di Antoniades non era certo marginale, visto che in passato ha ricoperto il ruolo sia di regista che di scrittore anche del primo Hellblade. Chissà se il seguito riuscirà a eguagliare il taglio registico del primo episodio. Staremo a vedere. Tra i tanti rumor che si susseguono in questo periodo, sta prendendo sempre più piede un'indiscrezione che vorrebbe Sony intenta a pubblicare un PlayStation Showcase nel mese di maggio, anticipando leggermente quella che sarà la stagione delle grandi conferenze. E se vogliamo iniziare a farci un'idea su quello che potrà essere il contenuto di questa presentazione, abbiamo una doppia fonte da cui attingere. Da una parte, su Twitter, The Snitch fa intendere, con delle allusioni neanche troppo velate, che potrebbero essere presenti sia il remake di Silent Hill 2 che un nuovo titolo dedicato ad Astrobot, il che mi farebbe godere tantissimo, visto che Astro's Playroom è senza ombra di dubbio una delle migliori esclusive PS5, e sono proprio curioso di vedere come si evolverà il brand con i prossimi capitoli. Spero solo non sia un titolo VR. E poi c'è anche Silk Knight, un leaker la cui affidabilità, vi ricordo, è tutta da verificare. Per dirvi, una delle sue prediction più infami è ancora tutta da scoprire. Secondo questo presunto insider, infatti, Starfield arriverà su PS5 entro la fine dell'anno. Bah, vedremo. Intanto però oggi ci delizia con dei leak che sembrano in realtà delle ipotesi più che probabili. Insomma, nulla di realistico o di incredibile. Per Silk Knight, infatti, Naughty Dog sarebbe al lavoro su una nuova IP e non su The Last of Us Parte 3. Horizon 3 sarebbe ancora lontano dall'essere svelato, mentre entro la fine dell'anno vedremo su PC The Last of Us Parte 2 e presto sarà annunciato Ghost of Tsushima 2, titolo che potrebbe ricoprire il ruolo di bomba finale di questo PlayStation Showcase di maggio. In caso si tratterebbe di una lineup niente male, non trovate? Anche Ubisoft si getta nell'arena confermando la data del prossimo Ubisoft Forward, previsto per il 10 giugno. Certo, si tratta di un evento minore rispetto a un PlayStation Showcase o a un Nintendo Direct, ma fate attenzione perché quest'anno anche il Forward potrebbe avere una lineup piena di sorprese. Qui possiamo dare praticamente per scontata la presenza di Assassin's Creed Red, il nuovo capitolo della saga in uscita entro marzo 2025, che riprenderà il gameplay di Origins e Valhalla, ambientando il tutto però nel Giappone feudale. Inoltre abbiamo ancora in ballo la remaster di Beyond Good and Evil, che dovrebbe uscire proprio quest'anno. E poi abbiamo anche 2 rumor succosissimi. Secondo Tom Henderson, entro la fine del mese sarà annunciato un nuovo Prince of Persia, che questa volta non sarà un Metroidvania, ma bensì un roguelike bidimensionale, in uscita in Early Access su Steam nel 2024, che sarà sviluppato, indovinate un po', dai creatori di Dead Cells. Il fatto che Ubisoft stia investendo così tanto nella rinascita della serie di Prince of Persia, valorizzando i progetti di qualità e rimettendo mano a quelli che non superano un certo standard qualitativo, mi riempie il cuore di gioia.
Ma non è che finalmente Ubisoft ha capito che nel mondo c'è spazio sia per Assassin's Creed che per Prince of Persia? Ah, e poi non dimentichiamoci che Ubisoft Toronto sta lavorando ormai da anni al remake di Splinter Cell, di cui però non abbiamo visto praticamente nulla. Subito dopo l'annuncio dell'Ubisoft Forward, la compagnia ha cambiato così il suo profilo social. Non aggiungo altro, sarà un'estate caldissima, anzi, fischerissima. Prima di continuare con il video, vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Nell'ultimo TG Poro abbiamo discusso della possibilità di un imminente reveal di Silksong e oggi abbiamo ulteriori conferme a riguardo. Dopo essere comparso sul sito di Xbox con tanto di rating ESRB, il gioco è stato avvistato anche sul portale del ente di rating sudcoreano. Informandomi un minimo, a quanto pare il processo di valutazione in Corea del Sud è molto più stringente rispetto al Nord America, mentre per l'ESRB la valutazione può essere fatta presentando anche solo documentazione parziale su quelli che saranno i contenuti del gioco, in Corea del Sud il software deve essere giocabile nella sua interezza e la valutazione di questo ente di solito precede di 3 o massimo 6 mesi l'uscita di un titolo. Questa è solo l'ennesima conferma che manca veramente poco all'arrivo di Silksong. Non a caso anche Sarah Bond sembra parecchio in hype. Ma a questo punto parte il toto scommesse su quale sarà l'evento che ospiterà uno dei reveal più attesi degli ultimi anni. C'è chi punta tutto su un direct di aprile, ma io vi do anche un altro spunto di riflessione. Il prossimo 10 aprile avrà luogo la AAA Initiative, un appuntamento per festeggiare i AAA, un nome che fa il verso alle gigantesche produzioni AAA per concentrarsi esclusivamente sui migliori studi di sviluppo indipendenti. È già stata confermata la presenza di nomi di tutto rispetto. Ma che dite, possiamo ancora considerare Silksong e Team Cherry appartenenti alla sfera indie? Dai, vi aspetto nei commenti per sapere dove verrà presentato secondo voi questo benedetto Silksong. Sul serio, non se ne può più. Ma visto che in questo periodo stiamo parlando di ritorni su ritorni, ma se vi dicessi che nell'aria c'è puzza di Mario e Luigi? Sì, proprio quel tipico e inconfondibile odore di idraulici italo-americani che ti entra nel naso e non ti abbandona più. Avete presente, no? Ora, senza che entrate subito in hype, vi seguo l'entusiasmo. Non c'è stato alcun annuncio ufficiale né qualche leak, semplicemente degli utenti hanno ricevuto da parte di Nintendo un sondaggio dove vengono chiesti dei pareri molto specifici sulle serie di JRPG targate Mario. Ma il sondaggio non si limita a Super Mario RPG e a Paper Mario. Infatti include anche la saga di Mario e Luigi, una serie che era sparita da radar ormai da quasi 10 anni? No, facciamo 7, 8. Yeah. Se si leggono queste domande è chiaro che Nintendo stia cercando di capire come muoversi da qui in avanti con i giochi di ruolo di Mario. Da questo punto di vista saranno determinanti i dati di vendita del portale millenario per dare un segnale preciso a Nintendo. Dopo il successo di Super Mario RPG è chiaro che ci sia una richiesta a gran voce per un filone di JRPG più tradizionali, un settore che negli ultimi anni era stato incarnato dalla serie di Mario e Luigi, mentre quella di Paper Mario virava più nei pressi dell'adventure platform, anche un po' puzzle game. E poi diciamocela tutta, se Nintendo è riuscita a mettersi d'accordo con Square per tirare fuori il remake di Super Mario RPG, direi che anche resuscitare la serie di Alpha Dream non dovrebbe essere un problema. Insomma, qualcosa si sta muovendo, lentamente ma si sta muovendo, e se vi capita questo sondaggio sapete cosa fare, ma soprattutto non lasciatevi sfuggire il remake di Paper Mario e il portale millenario. Anzi, se ce la fate compratene 4, 5 copie a testa, mi raccomando. E questo però è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Mario, Michele e Luigi, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...
Bye, 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 bye.